Amici e amiche di TV City, bentrovati in una nuova puntata di Kick Off, la rubrica di calcio internazionale per dare uno sguardo a quello che succede in Italia, in Europa e nel mondo. In questa puntata torniamo a parlare di nazionali, nel torneo forse meno conosciuto, quello più lontano da noi, ovvero la OFC Nations Cup, la Coppa d'Oceania 2024, che si svolgerà nelle isole Vanuatu dal 15 al 30 giugno. L'ultima edizione di questo torneo, pensate, è stata giocata 8 anni fa, nel 2016, in Papua Nuova Guinea. L'edizione successiva, quella del 2020, che doveva svolgersi in Nuova Zelanda, non si è svolta per la pandemia da Covid e quindi annullata. Quindi torniamo dopo 8 anni. Il torneo si svolgerà in due città, la capitale Port Vila e Luganville. L'albo d'oro della competizione vede dominare la Nuova Zelanda, forse l'unica nazionale davvero competitiva a un certo livello del continente, con 5 trionfi, a seguire l'Australia con 4, Australia che però non fa più parte della Federazione dell'Oceania dal 2006, infatti ora fa parte della Federazione Asiatica. Unico successo esterno, diciamo, alle due grandi del continente, quello di Tahiti. Si è svolto già un turno preliminare che ha coinvolto le ultime 3 squadre del ranking oceanico, non si è iscritta però la squadra delle Samoa americane, quindi in tutto sono 10 le squadre che prendono parte al torneo, 3 nel preliminare e 7 già ammesse alla fase a gironi. Un torneo preliminare, dicevo, con 3 squadre che si è svolto nell'arcipelago delle Tonga a Nuku'alofa nel mese di marzo, che ha visto trionfare le Samoa, che hanno chiuso il triangolare con 6 punti, quindi a punteggio pieno nelle 2 sfide vittoriose. Le isole Cook 3 punti e Tonga, un padrone di casa con 0 punti, invece non partecipano alla fase finale. Vediamo la composizione invece dei gironi di questo torneo, cominciando dal gruppo A, che vede la squadra campione in carica, la Nuova Zelanda, come testa di serie. I neozelandesi, come detto, hanno vinto 5 volte il torneo, nel 73, nel 98, nel 2002, nel 2008 e nel 2016, quindi gli All Whites, che si differenziano dagli All Blacks, la famosa nazionale di rugby, quindi sono la squadra dominatrice del continente. Nel girone ci sono anche la Nuova Caledonia, che vanta 2 secondi posti nel 2008 e nel 2012, le Isole Salomone, anch'essa ha ottenuto un secondo posto nel 2004, e infine i padroni di casa delle Isole Vanuatu. Il gruppo B vede come testa di serie gli Opossum, la Papua Nuova Guinea, che vanta un secondo posto nel 2016, quindi l'ultima edizione è disputata, le Isole Fiji, che vantano invece 2 terzi posti, nel 98, nel 2008, il Tahiti, la Polinesia francese, che vanta il successo del 2012, quindi i guerrieri di ferro hanno anche potuto alzare una volta la coppa. Chiude il girone la qualificata Samoa, quella che proviene dal turno preliminare. La finale si giocherà, come detto, il 30 giugno al Freshwater Stadium di Port Vila, che decreterà la squadra campione di Oceania. Bene, questa era l'ultima notizia di questa puntata. Se avete consigli o suggerimenti, come sempre, potete scriverlo nei commenti. Io vi do appuntamento alla prossima puntata di Kick Off, la rubrica di calcio internazionale. Ciao!